straordinaria fioritura in termini di offerte di strutture sportive a cavallo degli anni 70 con le amministrazioni Geppi e Spallino. Pensiamo a tutte le strutture che sono nate nella periferia sud, soprattutto dal centro di Via Belvedere, il palazzetto dello sport, la piscina, il palazzetto del palaghiaccio di Casate, tutte strutture importanti che facevano una città, di come una città all'avanguardia, e che però praticamente non hanno visto adeguati interventi di manutenzione, per cui sono strutture in avanzatissimo stato di degrado che richiedono un intervento energico per renderle nuovamente fruibili. E 180 le associazioni sportive presenti sul territorio esercitano anche una funzione sociale importante, alcune gestiscono alcuni spazi in determinati sport con molte difficoltà. Sicuramente è importante ristabilire relazioni efficaci con tutto questo mondo, capire le esigenze e instaurare convenzioni che siano in grado di che siano sostenibili per le associazioni e consentano anche, attraverso anche la loro collaborazione, di avviare un progressivo programma di adeguamento delle strutture anche in termini di normative di sicurezza, perché molte di queste strutture, a partire dai campi di calcio, gli spogliatoi, sono assolutamente fuori norma rispetto alla sicurezza. Gaglia è anche questo inserito in un'area importante dal punto di vista della presenza del razionalismo nella nostra città. È attualmente stato abbastanza modificato da superfettazioni abbastanza estemporanee che ne rovinano l'immagine unitaria. Sicuramente bisogna andare a una ristrutturazione che ripristini le condizioni originarie, e bisogna andare anche a un recupero dell'accessibilità per tutti i cittadini e per le associazioni sportive. Non è pensabile a questo momento, in questi momenti, in questi tempi, che il comune costruisca una nuova struttura per lo sport professionistico fuori città. Questo casomai potrà essere un progetto della società sportiva qualora vengano rinverditi in futuro antichi fasti. In questa fase credo che non sia pensabile, quindi dovrà rimanere lì anche il calcio Como, però un adeguamento della struttura, una pulizia della struttura, la realizzazione di un manto in sintetico consentirebbe una fruibilità molto più estesa ad associazioni sportive e altre, e anche per altri eventi, senza interferire col calcio professionistico. Inoltre va risistemata e pedonalizzata l'area al contorno, che è un'area di grande pregio e non può essere semplicemente un posteggio per auto.